farsi coinvolgere dalle liti familiari. Direi che è quasi impossibile se tu fai parte della famiglia. E dipende poi che membro sei della famiglia, figlio o marito. Cosa da iniziare a pensare è che le famiglie in cui siamo, soprattutto se siamo i figli, non le scegliamo noi. Però allo stesso tempo fare finta di non farne parte è estremamente pericoloso, soprattutto nel lungo andare. Che cosa dirti? Devi imparare a... so che detto così non è... perché è difficile darti una risposta. Dovrei capire innanzitutto che membro sei della tua famiglia e soprattutto capire cosa sono queste liti, se sono dovute a te oppure no. Al di là di tutto questo, devi continuamente assumerti la responsabilità delle emozioni che provi tu in confronto a queste situazioni. Più riuscirai a gestire meglio le tue emozioni in questo campo, più riuscirai ad aiutare le altre persone in modo indiretto. Si nasce o è una qualità che si apprende? Come si può sviluppare? Allora, sicuramente tutti nasciamo empatici, perché abbiamo i neuroni specchio, non potremmo neanche muoverci nello spazio in mezzo alla gente se non fossimo un po' empatici. Questa dotazione, potremmo dire, naturale, abbiamo tutti un largo margine di miglioramento nel campo dell'empatia, perché possiamo davvero svilupparla tantissimo. C'è chi non l'ha mai sviluppata per motivi, come potremmo dire, legati alla propria storia personale, perché diciamo che più siamo stati, potremmo dire in modo semplicistico, bruciati dalle relazioni precedenti, meno tendiamo ad essere empatici. Ma in realtà lo siamo lo stesso, solo che chiudiamo quel canale, no? Facciamo finta che non ci sia quell'empatia. Quindi sicuramente diciamo che lo sviluppo personale, la crescita personale di ogni individuo passa dalla capacità di sviluppare le proprie doti empatiche, di mentalizzazione, che è poi anche il tema della puntata di oggi di Psinel. Andate ad ascoltarla, ragazzi, così mi dite cosa ne pensate. De passeggere è potenzialmente disfunzionale? No, direi di no. Direi che è disfunzionale se uno non può fare a meno di seguire le mode passeggere. Frase, questione fisica, intendo dire che il senso di solitudine non è legato al fatto se una persona è davvero circondata da altre oppure no. Una persona si può sentire terribilmente sola anche se ha contatto con molte altre persone. Quindi la prima cosa da distinguere è questo, quindi è un fattore psicologico, è quando noi non stiamo bene con noi stessi, diciamo così. Una delle tecniche, mi dispiace cadere sempre lì, che più può aiutarti è proprio la meditazione, perché ti aiuta a fare pace con te stessa e contemporaneamente a capire che sei sempre connessa con le altre persone. Vieni su Psinel e cerca una puntata che si chiama Come sentirsi sempre a casa. Ragazzi, sono arrivato in centro, per cui ci vediamo tra poco. A dopo. Abbiamo una giornata storta senza motivi apparenti, possiamo incolpare solo noi stessi. Guarda, più che incolpare, possiamo assumerci solo noi la responsabilità di ciò che proviamo. Non possiamo farci, diciamo così, essere in balia. La responsabilità di quello che proviamo non equivale proprio ad assumersi la colpa, cioè a vedere, diciamo così, a pensare di essere l'unica causa della nostra giornata storta. Tipo, oggi per me non è una giornata proprio dritta dritta, non dipende da me, dipende da tante altre concause. È chiaro che se io penso che tutto è nelle mani del destino, tutto è nelle mani delle concause, io perdo completamente il mio potere personale. E soprattutto se inizio a pensare che il mio stato emotivo sia legato agli altri, agli eventi e non a me stesso, perdo completamente anche il mio equilibrio, chiamiamolo così, emotivo, psicologico e bla bla bla. 528 Hz perché rigenera e armonizza il DNA? Lo so che stai scherzando. E cosa penso? Tecnicamente si dice bullshit in inglese, in italiano strunzate. Solo questa provocazione, perché so che chi me l'ha scritta è un amico e me l'ha scritta apposta. Per dirvi che questa cosa qua, questo non significa essere chiusi all'idea che ad esempio una certa frequenza possa farci bene, ma non significa neanche pensare che una roba del genere possa curare e modificare il nostro DNA.
Altrimenti la risposta successiva a questa è esclusivamente cospirazionista. Cioè, perché se è vero che esistono frequenze segrete che modificano il DNA, ma non le stiamo usando per curarci, significa che c'è un complotto segreto che impedisce a questi studiosi di divulgare le loro fantastiche scoperte sulla modifica del DNA grazie alle frequenze. A proposito, passo accanto a un negozio di musica, nulla di più appropriato. Non so se riesco a spiegare questo passaggio della cospirazione. Se tu pensi che questa cosa qua sia vera, allora necessariamente significa che c'è l'establishment medico e anche dei miei colleghi che stanno impedendo, anche molto tecnica, che quasi una piccola consulenza, come cambiare uno stato mentale negativo che colleghiamo alla presenza di una certa persona, frequentandola nonostante lo stato negativo. Questa è la soluzione. La tematica delle relazioni, che abbiamo già affrontato nella passeggiata di oggi, ma tante altre volte, e soprattutto abbiamo affrontato nella puntata del podcast di oggi, noi dobbiamo assumerci la responsabilità di come ci fanno sentire le altre persone, altrimenti perdiamo completamente il nostro potere personale. Ti invito ad ascoltare anche l'altro pezzo della passeggiata. Quindi cosa significa? Significa che se una persona mi fa stare male, ogni volta che la vedo mi fa stare male, la cosa peggiore che tu possa fare è evitarla e quindi fare finta che non ci sia, non frequentarla. Invece tu dovresti assumerti la responsabilità di come ti fa sentire quella persona, perché non è lei che ti fa sentire così, ma sei tu che ti senti così, e frequentandola senza giudicare, in uno stato di presenza, diremo subsinel. Vai a cercare presenza. Fanno funzionare le storie d'amore a distanza di migliaia di chilometri? Allora la risposta è sì, ma serve tanto tanto impegno, tipo il doppio dell'impegno che serve per una coppia normale, che già di solito è estenuante. Che te lo dico con un pizzico di esperienza, perché sono stato 2 anni e mezzo con una ragazza portoghese, e quindi insomma è difficile, non è impossibile, però bisogna impegnarsi a bestia. Poi dipende da quanti anni hai: se sei giovane è molto più difficile, se hai una certa età e puoi muoverti diventa un po' più facile. Implementare un comportamento nel quotidiano, ad esempio scrivere ogni giorno, allora strutturando il tuo ambiente, costringendoti fino a quando non si trasforma in un'abitudine. Il segreto lo spiega Luca Mazzucchelli nel suo libro Fattore 1%, te lo linko. Sul subsinel puoi trovare una tecnica che si chiama la tecnica dei 20 secondi, che significa proprio strutturare l'ambiente in modo che tutto sia a portata di mano, possiamo dire così, in modo che tu sia costretto, tra virgolette, a fare quel comportamento. Leggi, vai a seguire Luca Mazzucchelli, perché lui, questa è una delle sue tematiche di punta. Oltre a comprare il suo libro, segui Luca sui social, su YouTube, perché di certo da qualche parte ha fatto dei video approfonditissimi proprio su come creare un'abitudine vincente, che di solito si forma così, con l'impegno e l'ambiente. Ambiente e impegno contemporaneamente. Si trova lavoro, sembra che la vita abbia più senso. Assolutamente sì, noi diciamo che in un qualche modo dobbiamo trovare il nostro senso in ciò che facciamo, e molto spesso ciò che facciamo per la maggior parte del tempo è lavorare. So che non è romantico, ma è così. Esperto di meditazione, dovrei dirvi che la vostra felicità dipende da come vi sentite dentro e non di certo dal tipo di lavoro che fate o dalle persone che frequentate. In realtà non è così facile. In realtà tu sei un po' anche ciò che fai, per cui se fai un lavoro insoddisfacente tu puoi meditare quanto vuoi, ma non ti troverai soddisfatto da quel lavoro. E è anche assurdo dire che medita così trovi soddisfazione nel tuo lavoro insoddisfacente. Questo non vuol dire che uno debba cambiare necessariamente 1000 volte il lavoro, ma significa che la nostra serenità, la qualità della nostra vita è anche legata a quanto noi riusciamo a trarre soddisfazione da ciò che facciamo. Lo so che è abbastanza banale, scusate ma devo evitare delle pozzanghere gigantesche. Lo so che è abbastanza banale come discorso, però è così, è che c'è. Ah, che schifo, sono entrato in pozzanghera gigante. No, il problema è questo, è che c'è tutta una attiva maschile, un podcast, l'ho già fatto questo podcast, non è sulla gelosia retroattiva, è sulla gelosia in generale e non è dedicata sulle maschi, ma fidati che funziona, scrivi gelosia subsinel e lo troverai. Abbia preso una brutta strada, come posso aiutarla? Allora, non puoi aiutarla direttamente a meno che lei non te lo chieda. E per capire se te lo chiederà, le devi stare accanto, la devi ascoltare, devi farle capire che ci sei
nonostante questo tuo dubbio che abbia preso una strada sbagliata. Come vi ho detto tante volte, noi abbiamo poco potere sulle altre persone, o meglio, ci piacerebbe avere potere di influenzare le persone che ci circondano, ma non è così, è una pia illusione. Costringerli, ricattarli non farebbe altro che peggiorare la situazione, soprattutto se sospettiamo che un nostro caro abbia preso una cattiva strada. Quello che dobbiamo fare è comunicargli: guarda che in questo momento io ci sono, ma senza dirgli: guarda che in questo momento, visto che hai preso una brutta strada, io ci sono perché sei un bambino rincoglionito. No, è proprio il contrario, guarda, io non so perché tu ti senti in questo modo, ma io ci sono. Ecco, un po' questo è il messaggio, devi ascoltarla, devi starle accanto in modo ancora più presente di come facessi prima, ma senza soffocarla, senza darle un giudizio morale su quello che sta facendo. Lo so che è difficile, ma è proprio per questo che in questi casi qua di solito ci si rivolge a dei professionisti. È disagio e fastidio per la faccia di qualcuno senza altri motivi? Sì, sano, nel senso, è normale, sì, è normalissimo, lo facciamo tutti, a volte i tratti fisionomici di una persona ci ricordano uno che ci sta sulle palle, e questa è la reazione. Ho fatto un sacco di domande interessanti, ma devo andare a casa, per cui o vi rispondo nei prossimi giorni oppure vi rispondo giovedì mattina, se riesco, in una live, o mercoledì in una live su Spreaker. Ho fatto un casino, ragazzi, con Spreaker, per cui adesso terminiamo la passeggiata e vi racconto per i tecnici, magari possono aiutarmi. Intanto mi scuso perché so che l'inizio della passeggiata non si sente, me l'hanno appena detto, per cui va così, tecnologia oggi.